Bentornati a Gameplay Resident Evil HD, siamo nel magazzino ala est per fare le ultime cose della villa. Allora, dunque, dobbiamo andare a posizionare le maschere, ma sicuramente in due tempi, perché non abbiamo spazio, e perché subito dopo ci servirà il fucile. Quindi sì, facciamo due tempi, usiamo la vecchia chiave, adesso capirete perché. Mettiamo anche un'altra maschera e andiamo a fare il primo viaggio, magari equipaggiando la pistola. Allora, usiamo la porta, forse l'ultima volta, la maniglia è rotta, non puoi procedere, perfetto. Giro lungo significa... Ah, che è inutile che adesso abbia la chiavetta, in effetti. Vabbè, però... No, 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 però me la porto dietro. Senza passare in zone infestate, dunque devo andare di qua, sì. Andare all'esterno della villa. Cioè qui. Andare nei sotterranei. Allora, un volto di pietra con un foro al posto degli occhi, quindi ci serve la maschera... Vabbè, io provo a usarle tutte senza esaminare. Ok. Ai ai ai. Poi... No. No. Quindi questa è quella che dovremo prendere in seguito. Aiuto. Allora. E torniamo di sopra. Dopodiché utilizzo la chiave piccola per aprirci una scorciatoia. Siamo più o meno a metà gioco, eh? Ah no, è chiusa a chiave dall'altro lato, quindi potevo usarla solamente nell'altro lato. Allora niente scorciatoia. Che dite, lo faccio il giro lungo? No, tanto non mi serve. Allora, niente, quella chiave me la conservo. Sì. No, era qui. Sì. Ma questa cosa rossa, no? Perché questa stanza è rimasta rossa? Andiamo a vedere se c'è da prendere qualcosa. Forse solo erbe. Vediamo.
Perché è rossa? Ah, vabbè, utilizzo delle erbe medicinali, in realtà questo non serve. Erba verde, ripristina forza fisica, vabbè, l'abbiamo sempre fatte queste cose, quindi era rossa per questo? Sì, infatti adesso è verde. Ok, risolto questo mistero. In realtà è una cosa che avremmo dovuto leggere all'inizio del gioco e non ora. Allora, equipaggiamoci. Dunque, per prima cosa, vabbè, allora la chiave non serve. Quindi, fucile. Scambierei l'erba con lo spray. Poi abbiamo cartucce fucile e l'ultima maschera. Ok. Siamo pronti. Bene, andiamo a recuperare le munizioni, per il fucile che erano qui dietro. Eccole. Ne abbiamo 28 in totale, che sono più che sufficienti. Questa zona adesso è verde. Equipaggiamo il fucile. E andiamo a fare una strage. Dai, però queste cose di posizionamento le odio. Dai! Andiamo. Ma guarda che è incredibile, eh? Ah, ok, perché l'avevo già messa. Scusate, era qui. Ora capisco. Sorpreso? Cos'è? Ah. Sì. Ciao. Mi ha fatto male però. Qui? Perché è difficoltà media. Bene così. Tiriamo altre cartucce. Tra l'altro dovevamo ricaricare.
Perfetto, premo l'interruttore, sì. Ok, qui c'è qualcosa, la prendiamo, oggetto di vetro e metallo, sì. E ci siamo. Possiamo praticamente abbandonare la villa. Questo dovrebbe essere diventato verde. Ok. Abbandonare, per ora. Torniamo dentro. Quindi saliamo di nuovo. Ah, però la maniglia lì non è attiva. Allora, fatemi pensare un attimo. Vabbè, direi comunque di andare qua. No, però io potrei già andarmene. Sono equipaggiato abbastanza bene, a parte i colpi di pistola. Senza salvare, sì. Sì. Sperando di non dover usare troppi colpi di fucile. Quindi andiamo qua. Si è riattivato lo zombie. Zona è pulita in teoria. Ok, ci siamo. Non vado alla stanza di salvataggio a destra, se no ci rimaniamo. Prendo questa strada esterna e cambiamo posto. Spero che non ci siano cani. No, non ce ne sono perché l'avevo già eliminato. Quindi la utilizziamo ed entriamo qui. Allora, altre munizioni di fucile. Lo spray di pronto soccorso lo lascerei lì. Ok. Qui c'è qualcosa qui sotto. Un altro spray. Ah, è una granata. Ah, è una porta. Allora, prendiamo la granata. Poi diamo un'occhiata. Tutte e due aperte. E quindi facciamo quella prima, quella piccola. Allora, l'esterno, che è poi la parte che a me fa veramente cagare sotto. Wesker? Monster in chains. Tree. None says. Wave. Woods outside the mantle. Già fatto.
Allora andiamo a vedere invece nell'altra porta che cosa c'è, per capire cosa fare prima. Ah, allora, diamo un'occhiata. Sta guardando verso nord. Vediamo un po'. Beh, allora, gli occhi corrispondono naturalmente al colore della, diciamo, della freccia, no? Di questi punti cardinali. Quindi bisogna trovare un modo per aprire il cancello. Interruttore premere, sì. Cambiano direzione. Ah. Volevo mettere nord, ma... Ah, si è aperto, ok. Basta non far guardare i cani in direzione del cancello. Perfetto. Aia. Aia. Allora, ci sono tre incisioni delle rientranze, due linee verticali, una croce e tre linee orizzontali che sia una sorta di simbolo. Uffa. Maledetto. Vabbè, li eliminiamo così non ci daranno fastidio poi. C'è una scritta in questa rientranza: quando il vento soffia sulla terra, le stelle brillano nei cieli. Uffa. Levati. Vabbè. Come stiamo a vita? Ancora ok. Ah, ma sono tantissimi. Oh mio Dio. Cos'è? Ho paurissima. È già verde la zona? No, è rossa. Una grossa statua si erge silenziosa nell'oscurità. Meno male che sto registrando di giorno, eh. Ci sono erbe. A questo punto una la uso per via dei piccioni. Anche se ero su ok, però qualche danno non visibile, l'ho subito. Entriamo. Ci sarà da salvare? Sì, ottimo. Allora. Ho visto la mappa. La mappa di giardino, prenderla sì.
Allora, vediamo un po'. Quindi sì, c'è tutta un'altra zona da esplorare in quella porta che non abbiamo utilizzato per ora, credo. È quella? Sì, è quella. Va bene. Capito? Qui c'è la scatola. Allora, facciamo così intanto. Usiamo questi e prendiamo quelli della pistola. Conserviamo il fucile. Allora, io una salvatina di sicurezza la darei, giusto per non rifare tutto questo pezzo. Tanto di nastri ne abbiamo in quantità. Oh mamma. Ah! So che cosa è successo. Si è aperto a una foto di famiglia. C'è un diario abbandonato? Sì. 19, papà attaccato per primo, mamma attaccata per seconda, dentro rosso e viscido, bianco e duro, non vera mamma, dov'è? Ci sono delle lettere maiuscole, forse ci serviranno. NSCCRMV. Non so, papà, trovato mamma di nuovo, attaccato mamma, non si muove più, urla perché, volevo solo stare con lei, mamma dove? Mi manchi. Allora. Questi rumori inquietanti. Allora, intanto salviamo. Sì. Potrebbero provenire da qua. No? Ok, allora per ora non ci interessa in realtà. Questa zona è verde, quindi non ci sono nastri da prendere. Credo. Mi sono spaventato. Carina, eh? Ah, ops. Allora, da lei si scappa e basta. Solo che, oddio, non penso che qui ora. Forse mi sto chiudendo dentro, eh? Sì, mi sto chiudendo dentro, decisamente. Morirò malissimo. Passo intorno, me ne vado. Da qui bisogna andarsene. A tutti i costi e non tornare mai più, perché tanto quello che dovevo trovare, cioè la manovella, l'ho trovato. Quindi andiamocene e cambiamo posto, anche perché mi inquieta troppo, veramente. Fa male? Ah, non ho riposato i nastri. Sto su attenzione. Spero che ci sia altro con cui salvare. Chi è? Resistente. Non abbiamo da bruciare, non fa niente.
Ah, che poi non ho i proiettili del fucile con me in realtà. Avrei dovuto usare la pistola. Equipaggiamola. In realtà sono equipaggiato malissimo. Comunque questa zona è finita, a parte quelle due, diciamo, statue con quegli slot. Qui cerchiamo di scappare dai corvi. Questa zona dovrebbe essere pulita. Ok. Spero che ci sia un'altra macchina da scrivere nelle vicinanze. Ah beh, a sto punto facciamo così. Anche se è sprecato, eh. Dai. Peccato per i nastri che ci stiamo portando dietro. Ok, andiamo in questa porta. E qui penso proprio che troveremo delle sorprese. Forse cani. This is Chris. Non strillare. Bravo team, it doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. This is Chris. Brad? Damn. Thing's broken. Già. Ah, eccoli. Oh, tre. Ahia. Dai, basta. No. No. No, 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 no. Allora. L'altro fanno malissimo. Vabbè, finito i colpi del fucile. Erba blu per ora, a parte che non possiamo neanche prenderla, ma per ora non ci serve. Siamo messi male perché non possiamo salvare. Questa zona è rossa per via delle erbe, immagino. Controlliamo meglio. Sì. Qui che c'è? Ah, non lo posso usare subito, vero? No, è chiuso. Ok, ci servirà dopo. È un ascensore. Novella. L'erba blu significa protezione al veleno. Potrebbe servire. Abbiamo ancora la manovella. Questa zona è verde, sì. Ok, ascensore. Facci salvare, dai.
e riorganizzare, che sono messo male su, con l'inventario. Vabbè. No, perché così non riusciamo a fare le cose in santa pace. Non ho neanche così tanti colpi. Ancora è vivo. Allora. Tanto non posso prendere oggetti. Allora, qui questo è inutilizzabile perché manca la batteria, quindi questo non si può usare. Qui non c'è niente, sicuramente. Questa zona è rossa per via delle erbe da prendere. Ok. Mi devo riorganizzare. Quante erbe. Forse è il caso anche di tornare indietro a prenderle. Lì che cosa è sceso? Via. Ah, sono i serpenti velenosi. Noi ci sbrighiamo e li evitiamo perché dobbiamo entrare nella casa del custode. Qui sicuramente c'è da salvare. Ok. Questa dovrebbe essere l'area di salvataggio. Questa musica. Oh, bene così. Abbiamo dei nastri, abbiamo una granata accecante. Sì, dacci i nastri, grazie. Che diventano quindi 11. Abbiamo uno spray. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo anche la tanica. Bene. Vabbè. Allora, salviamo e ci salutiamo. Quindi, anche per questo episodio, venuto un po' lunghetto, abbiamo finito. Abbiamo salvato all'interno del magazzino della casa del custode. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio che ci occuperemo di questa nuova sezione di gioco riguardante appunto la casa del custode. Grazie. Ciao.